che sul testo ci ha aiutato molto e che grazie a questo prologo, veramente a mo' di tragedia greca, ci ha aiutato a presentarlo senza bisogno di nessun'altra parola da parte nostra di carattere accademico. È già tutto nel prologo. Sì, sì. Coinvolge, no, in queste cose spesso le accetto con grande piacere, dico davvero, perché appunto mentre mi fanno su sciascia, mentre mi fanno su questi argomenti è difficile ma sfidante, è bello. E raccontare l'autore, prima poi insomma di mettere in scena una delle sue opere in questo caso, è molto interessante, perché sciascia è un autore impegnato in Italia in cui c'è la mafia, c'è il terrorismo, c'è la corruzione, oggi è la mafia. Molto interessante poter di nuovo, insomma, no? Certo, quindi ecco, non vale stare qui così, manca la dottoressa Trulli, manca il Valerio, manca il Valerio, ma la squadra è questa e devo dire che con le grandi squadre poi si ottengono grandi risultati. E io e vi chiedo di spegnere i telefoni cellulari, abbiamo bisogno di poco più di 30 minuti di silenzio da parte vostra, veramente, e se fatelo per dei ragazzi molto giovani che stanno sfidando, prima ancora che Sciascia, prima ancora che il pubblico, stanno sfidando se stessi.